Siamo lontani da Canestro, Tessitore, Canelo, accenno di pick and roll con Corral, poi perde palla Trapani come abbiamo visto, Potenza si riporta in attacco, subisce fallo da parte di un Granata che non abbiamo ravvisato, De Bartolo che potrà comunque andare in lunetta. Siamo veramente agli ultimi istanti del terzo quarto, ricordiamo Trapani in vantaggio di 8 lunghezze. Sbaglia il primo, non il secondo, 51 Trapani, 44 Potenza. Sta per finire il terzo quarto, Ruggeri prova a buttare lì una preghiera, sbaglia, insomma più 7 per Trapani e 51 a 44, ha dilapidato 10 punti, scusate, 7 dei 14 punti di vantaggio che aveva, insomma si può apprestare a giocare quest'ultimo quarto con la consapevolezza di poter portare, dover portare a casa questi due punti, però probabilmente ha smarrito quella totale inerzia e padronanza del match che aveva all'inizio del terzo quarto. È probabile quindi che ci dovremo aspettare un assalto all'arma bianca della formazione di casa, che ricordiamo ha bisogno, tanto bisogno dei due punti. Santa Rosa, Tessitore, attacco non brillante di Trapani, Evangelisti subisce fallo ad opera di De Bartolo. Non ci saranno i due liberi. Rimessa sul lato corto di campo, ricordiamo che domani sera c'è un recupero dell'ottava giornata, Palestrina Ruvo, e domenica prossima Ruvo arriverà qui ad Alcamo per giocare contro Trapani. Non giocato bene da Trapani questo possesso, da Vincenzo Di Capua che ha scaricato un pallone improbabile dietro la schiena in precarie condizioni di equilibrio. Vediamo quanto ci crede Potenza, che ha palesato, ripetiamo, una certa inferiorità, ma anche nei momenti di maggior difficoltà non ha mai dato l'impressione di arrendersi. Ruggeri sotto canestro, va a realizzare Ruggeri subendo anche fallo, potenziale gioco da 3 punti. 5 lunghezze appena di vantaggio per Trapani, quindi potenziale gioco da 3 punti per il numero 8 in maglia bianca. Inutile sottolinearne il passato di assoluto spessore in altre categorie più prestigiose. 47-51, adesso Trapani non deve mollare. Chiama il gioco Vincenzo Di Capua, adesso anche la difesa di Potenza improvvisamente si è fatta più aggressiva. Ultimo quarto, ripetiamo, fallo subito da Trapani, 8:35 al termine. Ci sarà una rimessa a favore del basket Trapani, sponsorizzato Scinelco. È la prima volta che la formazione Granata gioca con il nuovo sponsor. Adesso però Trapani ha un po' perso il bandolo della matassa, sta consentendo davvero a Potenza di crederci. L'errore della squadra di casa che consente a Trapani di recuperare palla, Evangelisti, Di Capua a chiamare il gioco,
Ancora Evangelisti, Tessitore, si cerca di arrivare vicino a canestro, adesso c'è un po' più di lotta, molti errori, ma l'idea di andare vicino a canestro era quella giusta. De Bartolo, molti palleggi per il numero 16, infrazione di passi fischiata dai direttori di gara. Pubblico che non è troppo d'accordo, ma insomma Trapani riconquista palla, si riporta avanti, bisogna portare a casa questi due punti importanti, anche perché arrivati, lo dicevamo nella prima metà di gara, al culmine di una settimana vissuta pericolosamente, o meglio non serenamente, con i giocatori che una volta non si sono allenati, un paio di volte a porte chiuse, per far capire a tutti che protestano per il ritardo del pagamento della seconda mensilità. Qui adesso però il ritardo è nel gioco a due di Trapani, che perde palla. 7-12 al termine, più 4. In questa partita, in qualche modo, pur senza sprazzi di spettacolo, abbiamo visto il bello e il brutto, il dolce e l'amaro di Trapani. Squadra che sa produrre, lo abbiamo sottolineato precedentemente, un buon basket, convincente, coesa, compatta, che sa giocare in velocità, che anche contro la difesa schierata riesce a muovere la palla con disinvoltura, a equilibrare le soluzioni interne ed esterne. Poi improvvisamente c'è anche una certa immaturità nella gestione delle cose, che può in parte essere addebitata alla giovanissima età dei due playmaker. Però personalmente propenderei di più per l'ipotesi di un equilibrio, di un'identità che ancora si deve costruire fino in fondo, anche se va riconosciuto che i work in progress, il lavoro in corso di questo gruppo, danno sempre la sensazione di un passetto in avanti, sempre. E del resto la classifica in qualche maniera spiega il progresso del quintetto di Giovanni Benedetto, che sempre ogni domenica dà la sensazione di fare un piccolo miglioramento. Vedremo se le sensazioni di chi vi parla saranno, come dire, rispecchiate fedelmente da quanto accadranno il prosieguo del campionato, mentre uno che non ha bisogno di dimostrare proprio un fico secco è Marco Evangelisti, che è una mitraglia umana, non perdona nulla, fa canestro in tutti i modi possibili e immaginabili. Giocatore di rilievo assoluto per la categoria, va a realizzare adesso però potenza con Vetrone, quindi il parziale di 50-53. Tiro fuori equilibrio di Evangelisti, che ha subito fallo, ce ne siamo accorti per una volta anche noi da qui. Potenza e a un solo possesso di distanza, Ruggeri sbaglia da sotto, e canestro fortunato, ma insomma volitivo di Vetrone. Adesso Potenza addirittura è a meno uno. Trapani ha dissipato in pratica quasi tutto il vantaggio. Che si era precedentemente costruita. Certo che giocatore Marco Evangelisti, veramente strepitoso, strepitoso, attaccante di talento enorme. Vedete qui un po' in che pasticci rischia di cacciarsi Trapani, che era, ricordiamo, 41-27, più o meno all'inizio del terzo quarto. Questo significa che da quel momento c'è stato un parziale di 25-12. Per Potenza. Adesso il fallo commesso a Ruggeri, che fa inviperire l'ex Fortitudo, ex Rimini, ripetiamo, giocatore con un passato straordinario. Ci sarà Mattia Soloperto in lunetta, con Trapani in vantaggio di appena una lunghezza. Certo è che l'ingresso di Soloperto